Ciao ragazzi, ben ritrovati in Andrea Link 91 per un nuovo episodio di Inazuma Eleven Ghost Strikers 2013. Siamo ormai agli sgoccioli, solo due tornei rimasti. Una volta finito questo giocherò anche l'altro, ovviamente in un altro video, ma la curiosità è tanta e voglio scoprire chi sono. Quindi, oggi penultimo torneo con la seconda Raymon, che dovrebbe essere la Raymon formata dai giocatori del secondo Inazuma Eleven, la Inazuma Japan e la Inazuma Japan leggendaria, quella con Mark e tutti gli altri. Però Mark e gli altri adulti, certo, devo specificarlo, è un po' diversa da quella classica, no? La squadra che ho è particolare, non è per niente funzionale, ma ho giocatori che effettivamente mi permettono di effettuare tiri particolari. Per l'ultimo torneo metterò dei giocatori diversi in campo e come vedete ho anche Austin insieme a Hiroto e a Goenji per fare appunto la fiammata tripla. Sì, ho messo nomi italiani, giapponesi, ma mi scoglio quando parlo di personaggi perché i nomi non mi vengono immediati. Comunque, non ho mai cambiato poi lo stemma, l'emblema della mia squadra, non so perché non l'ho mai fatto, ma a questo punto penso sia un po' inutile preoccuparsene. Ok, vabbè. Ho sbagliato tasto perché stavo giocando senza controller, senza nunchuck, ora invece ce l'ho. Ma dai, su, l'ho massacrato quello. Perfetto, vai. No, se c'è Axel, sta là davanti. Bravissimo, Axel. Vai, perfetto. Penso che basti per tirare, per fare gol a Darren. Perché Darren qui non userà mai la parata di forza. Usa la Mugen, ovvio. La mano infinita, non insuperabile. Che poi ha senso che si chiami infinita, perché nell'anime, appunto, come nel gioco, ogni volta che sale di grado si aggiunge una mano, e quando sale al grado 5 è praticamente Senju dalle mille mani. Giusto per restare in tema anime, manga e tutto il resto. Se non sapete chi è Senju, fatevi una cultura. Scherzo, eh. Neanche troppo. Non ce l'ho fatta a caricarlo. Doveva essere Furingazan Destroyer, quindi il distruttore degli elementi. Ah, ma era lui, pensavo che era il mio. Io sono bianco. Con la divisa, non... Oh, tiro a catena! Bello. Ma sul serio, voi pensate che io non riesca a pararlo con una parata di potenza 2? Ma dove ci presentiamo, ragazzi? Ma dove andate? Ma che volete fare? Va, ha distrutto il pallone. Durante le partite cambiamo 10 volte palla, perché si distrugge. Shippudashi! Lui fa shippu, shippu, perché è più lungo, no? Ma è giusto, il suono, la parola è allungata, quindi shippudashi. Allora, con te ho il pinguinozzo, ma non posso farlo perché... No, no, sei cattivo. L'avevo preparato il pinguino. Ah, mi ha battuto. Io ho paura ora. Bobby? Bobby solo? Che combini? Cavoli, il centrocampo com'è sguarnito. Com'è brutto il mio centrocampo. Che fai? Megaton? Io alzo le mani. Mi dissocio. Vorrei provare a pararla senza usare una tecnica, perché è Quentin. Non è che è primo a... Non è che è l'ultimo arrivato, no? Però... Ah, ok. Ci riprovo, aiuto, vittoria. Erano qui l'altra volta, erano qui, eccolo, arriva. Vai. Bello. Questa potrebbe pararla perché 20 di potenza.
Tutti rango S con il tiro, mi pare. Ok, allora, lo strano, eh. Oh, oh, oh. Qui, non so se esiste qui la parata di livello 5 con Mugen The Hand. Ma vabbè, lasciatelo fare, lasciatelo fare. Io ora sai che faccio? Faccio scaricare. Non ci perdo troppo tempo perché sennò il portiere potrebbe anche lasciare la palla. Non ho memoria se il portiere lascia la palla o meno. Dopo un tot di tempo, vabbè, ruba palla, chi se ne frega. Però evito. Intanto giro un pochetto, no, all'intorno. Ragazzi, è un po' atipica sta partita, non ci sto capendo nulla. Questa Raimon è molto difensiva e quindi tutti nella loro metà campo. È fastidiosa come formazione. Primo tempo è molto molto lento, però... No, vabbè, non ce li spreco, dai. Voglio fare gol, ma se me li fai sprecare per... A parte che un po' dovrebbe scaricarsi? No, non sempre. A volte mi pare che si scarichino se ricevono un colpo di questi particolari. Ah, yeah, vittoria, però hai rotto le palle, eh. Dai, tutti quanti in difesa stanno giocando. Hanno 50.000 difensori. E basta. Tutti i difensori sono. Allora, primo tempo disastroso. Azioni pessime, solo due gol. Ma potrei rifarmi nel secondo. Devo solo tirare con Axel. E beccare Hiroto però e Austin. Eccolo, eccolo! Eccolo, signori! E Gran Fuego! Fiammata tripla! Gran Fuego perché? Grand Fire, no? Si chiama in giapponese. Scena bellissima, tra l'altro, nell'anime. Oltre che nel videogioco ancora meglio, perché nel videogioco, dato che devono realizzare pochissime scene animate, i disegnatori ci piano un sacco di soldi e fanno quindi delle scene di qualitativamente alte. Questa scena, ragazzi, nel videogioco è top. Forse una delle scene più belle mai realizzate. Oh, e Furin Kazan Destroyer. Ma siamo scemi? Ikuyo! Janu! Eccolo qua. Non perdo, guarda proprio il tallone gli ho preso. Quel pixel che c'era lì. Io potrei avanzare col... Eccolo, eccolo. Da qua tiro, da qua tiro, da qua tiro. Guarda, guarda. Ti faccio anche sto favore, guardalo. Guardalo! Dalla mia area! Dalla mia... area di tiro. Se faccio gol da qui... Ma guardalo! È arrivato, il tiro è arrivato morto, Se non c'era Endo. Niente, è proprio... Sapete cos'è Darren? Non è che Darren è debole. È che è la mano insuperabile che fa schifo. È questa la verità. Mi pare ovvio. Se lo gioca la CPU fa schifo. Ah, ma quindi è questo il fatto. È che giocava la CPU quando Darren era in porta durante le partite della squadra, quando prendeva sempre gol nell'anima. Era perché giocava la CPU. La cosa buona è che ho quasi il legame al massimo con tutti. Quasi, ho detto, Oh, abbiamo la Inazuma. Quindi, nell'ultimo torneo però effettuerò il Grand Ferrir insieme alla fiammata tripla, quindi avrò 6 attaccanti. 2 li terrò come centrocampisti, ovvero Eric e Dylan, e Mark lo tengo come attaccante, Mark Kruger, per fare Grand Ferrir. Poi al limite li sposto, me li gioco durante le varie partite, sono 3 partite, ho intenzione di usarli. Eccolo qua, infatti, va... Vai, ci siamo subito. Vediamo che combina Endo. Ah, c'ha il God Catch però qui. No. Martello. No, Ichigen questa. E gol.
Non ha la parata suprema? Sapete che non ho mai visto la terza stagione in italiano io? L'ho solo vista giapponese sub English addirittura. Pensate un po'. Italiano super censurata. Non ne valeva la pena. Eccolo. Dai, falla. Falla. No, non la fa. Tetsui. Ok, martello. Se il martello non funziona, la barriera neanche. Il passo è breve, eh. Questo difensore è rotto da far schifo nel terzo gioco. È rotto da fare schifo per quanto è forte. Infatti lo usavo sempre. E con attacco volante in italiano si chiama? Shinkuma? Eccolo qua. Difendevo tutto, non passava niente. Invece con Caleb Stonewall ogni volta che facevo scivolata micidiale era fallo. Vabbè, sì. Ogni volta che facevo scivolata micidiale era fallo. Cioè, quindi non lo sapevo mai. Perché una volta me lo fai, 2, 3, 4, 5, 6, arrivi alla decima volta che dici c'è qualcosa che non quadra. E avevo la versione giapponese di Spark, sì. Era 2011, no, era 2011 ormai quando giocavo alla terza versione. E alla fine ho detto lo levo. Però su quella italiana non me l'ha fatto, per fortuna. Perché sennò anche lì era da incavolarsi. Diciamo che la versione italiana ha preso la versione di Endo Mamoru Densetsu, la leggenda di Mark Evans. No, non ha fatto il passo più grande, ma peggio per lui. E quindi era del 3DS, erano versioni adattate al 3DS con qualità ovviamente superiore e riviste, corrette di piccoli bug tipo il poter andare fuori dalla mappa di gioco, si poteva fare. E quindi a noi ci è arrivata la versione riveduta, seppur con qualche piccolo bug, ma... Oh, Darren. Attenzione, eh. Lui non parte direttamente col 2. Bravissimo, Darren! Quindi siamo stati fortunati sotto questo aspetto a riceverlo 3 anni più tardi. Che schifo, ragazzi. È che... E su, e dai! Niente, non ce la faccio... O non ce la faccio io! O è proprio il computer che non ce la fa. Però ragazzi, davvero, di questo gioco si può dire quello che volete, ma la qualità grafica è davvero, davvero bella. Per il tempo in cui è uscito, è su Wii, una console che era pessima per certi giochi. Non poteva assolutamente tenere confronto con PS3 e la 360, Xbox. Quindi tanto di cappello. Ra! Il dragonato di Ra! Ma non ce l'ha questo Godkachi? E dai! Oh! Vabbè, a parte che ero alle fattorie Ocelot. Alle fattorie Ocelot tirato. Non è per dire, però. E voi c'avete anche il Burning. Ricordati. Senti, però tu sei un pezzetto di pezzo, eh. Sei un pezzo di gran pezzo, poi. Guarda, ti flexo la mano di Satana. Nel caso non lo sapeste, Maho significa Satana. Oh, guarda, sta lì per prendere, no? Con le mani a cucchiaio, dice, mo la prendo. E no, e la sollevo come una ruspa. Invece no, se la prendi nel muso proprio, guardalo. Eh no. Ah, peccato, di fianco gli è passata. Accidenti. Ho messo Victor in attacco in modo da poter fare Miximax e fare un gol. Insomma, è un po' che non segno, sarebbe ora. Ma senza guardare ormai. Ehi,
Proprio si è messo lì, si è impostato. No, non passi. Wow. E chi sei? Guardalo, guardalo. Sta lì, pronto a raccoglierla. Come quando si china per raccogliere la cacca del cane, che non ha. Però, per rendere bene l'idea. Hikari no Tetsui! Questa nel muso l'ha presa. Eh già, però questa palla rimbalza poco, eh. Forse ci hanno messo il ferro dentro? Per farla rimbalzare poco? Non l'ho caricato? Ok, se fa un'aura abbastanza grande lo prendo, ma non penso. Però l'ho annullato! Grande cosa, grande cosa. Grande cosa. Ok, tiriamo da qui. Capello viola. Squichimonji. Retta via del crisantemo. Oh! E là là! La finta? Ci hai creduto? Ma certo, qui ci facevo tirare subito un'altra volta a Victor. Tu fui. Guarda qua, cioè ti arriva una cosa di energia enorme. Io avrei paura. E no però. E no, allora. Mi prendi in giro? Ma guardalo! Jack lato muro. Jack lato muro. Giacomo. Lato muro. L'ho distrutto il tendine. Probabilmente. Non potrà più correre. Vinta anche questa con molta facilità. Che volete farci? 8-0. Liscio, liscio, liscio. Vado così per questa. Voglio proprio farli sentire inferiori. Ok, guardali quanto sono alti. Eh sì, perché i giapponesi, no? Più hai gli anni, più sei alto. Fino ai 15 anni sei un tappo. Poi dai 16 in su cresci. Ecco, così funziona negli anime. E nei manga. Non tutti. Ehi, ehi, portarello, eh. Faccio passare la voglia. Ehi, a volo. Certo, è un tiro debole, però. Però è Pegasus, eh. Temma. Temma Shotto, vabbè, allora. Deep Jungle me la blocca. Me la blocca. Oh! Convinto allora, eh? Mo ci penso io. Al pelo, eh. Proprio pelo pelo. Ero pronto. Dai. Dai, mo para. Allora. Ho capito, stai giocando sul serio, Endo, eh? Siamo al recupero già, vero? Potrei provare a farcela. Però, no, no, no. Vabbè, quello continua. Così dovrei stare tranquillo. Con l'attacco, sì. Ho tre attaccanti di tutto rispetto. Ok, ok, ok. Ah, rabbeta quella. Accidenti. Mi sembravano loro. Solo i capelli ho guardato. Lontano. Però dovrebbe essere vento il lupo. Ti chiamo della leggenda. Ti chiamo il lupo? Forse era lontano. A parte che God of Hand in quella maniera è tremenda. Ok, 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 ok. No, non è a carica manco per il cucco. Da qua, da qua, tira da qua, tira da qua, tira da qua.
Dai, corri! Oh, preso, meno male preso. Ah. Ragazzi, questa cosa è folle. È giusto, quindi, non è sbagliato. Ma dove arrivavi? Come hai fatto ad arrivare fin lì col cerchio di... Ma come? Io devo capire bene. Sono esterrefatto. Se l'unico modo per segnare è lo spirito guerriero, allora lo userò. Non ho paura di usarlo. Ce l'ho, lo uso. Mi è capitato un portiere che ha una parata troppo forte, effettivamente, no? Quindi, se fossimo sul 3DS, avrei tutti altri giocatori, ma qui no. La squadra, vabbè, tanto l'ho detto all'inizio che non è funzionale per nulla. Però, se ti trovi uno che ha tecniche di fuoco contro tecniche montagna, l'esito è piuttosto prevedibile. Allora, sono ancora un po' carico, quindi potrei farcela. Da qui dovrei farcela. Ma richiamo del lupo, è il vento, no? Devo andare a cercare perché non mi ricordo che tipo è. Lo è. Però ho fatto gol anche con il richiamo del lupo. 2-0, proprio scarsino questa. Ma ragazzi, mi sono ritrovato con personaggi che hanno tiri particolari, quindi non potevo fare tanto. Però è andata. È vinta e sono molto contento. Ora vi vado a vedere chi sono le squadre coperte. Non so, come ve lo posso dire quali sono le squadre col punto interrogativo? Misteriose! Oh, ecco la bella fotina. Come detto, congratulazioni, grazie. Bene, il video allora termina qui, ragazzi. Però non mi dice chi sono. Io me lo vado a vedere comunque. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye! La Raymond.